Buon mercoledì dal TG 2000 Flash, ben trovati. Nuova giornata di incontri a Palazzo Chigi sulle pensioni dopo quelli di ieri con i sindacati, conclusi senza un'intesa. Al termine di 3 ore di colloqui, i sindacati hanno giudicato negativamente le proposte dell'esecutivo, prospettando mobilitazioni di protesta. Permane lo stato di allerta a Catania, colpita da un violento nubifragio. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, fa il punto della situazione in prefettura. Un 56enne è morto annegato, travolto dall'acqua. Ingenti danni alle strutture, limitati gli spostamenti. Il Senato, a scrutinio segreto, ha votato a favore della cosiddetta tagliola proposta da Lega e Fratelli d'Italia per il DDL Zan contro la discriminazione e l'omotransfobia. Salta quindi l'esame degli articoli e l'iter della legge è virtualmente bloccato. La parità salariale tra uomo e donna è legge. Il testo unico sulla materia è stato approvato all'unanimità al Senato dopo il via libera della Camera lo scorso 13 ottobre. Previsti incentivi per assumere personale femminile e sgravi fiscali alle aziende con oltre 50 dipendenti. La pandemia di Covid si trascinerà anche nel 2022 perché i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno. Lo denuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ribadisce l'appello a donare le dosi a chi ne ha bisogno. In Africa è stato vaccinato meno del 5% della popolazione contro il 40% in media degli altri continenti. Aumentano i bambini in povertà, sono 20 milioni in Europa e oltre 1 milione solo in Italia. L'allarme è stato lanciato da Save the Children, che parla di livelli inaccettabili. La crisi colpisce tutti. In Germania 1 su 4 è a rischio indigenza. Le fasce più esposte risultano quelle di origine straniera. È lo spirito che cambia il cuore, la burocrazia del sacro allontana. All'udienza generale Papa Francesco mette in guardia dalla tentazione dei nuovi fondamentalisti di chiudere la vita cristiana in una lista di precetti piuttosto che aprirsi alle novità dell'amore di Dio, il solo che porta i doni della pace e della gioia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Prossimo TG2000 alle ore 18:30. A dopo.